Rieccomi per il secondo video. Mi vedete vestita come il video precedente, ma chi se ne. Allora, questo secondo video è un video, più che un video è un messaggio. Presenti i messaggi nella bottiglia? No, non è un messaggio nella bottiglia, ma più o meno. Dunque, quello che io sto facendo è un video su un argomento che mi è molto, molto caro. Esistono delle persone nella vita di ciascuno di noi che sono votate a distruggerti la felicità. Perché? O a tentare, ovviamente, di distruggerti la felicità. Perché hanno una vita talmente povera e talmente vuota che non sono in grado di sopportare la felicità altrui senza provare invidia o addirittura, e il che è ancora peggio, perché l'invidia è un sentimento umano, cercare in tutti i modi di distruggere la felicità di una persona. Che possa essere un ex, che possa essere una ex amica, un ex fidanzato, un ex amica, un ex amico. E purtroppo io queste persone, non io, perché io non... c'è un termine che classifica queste persone. Queste persone vengono chiamati vampiri psichici. Sono quelle persone che si nutrono della Scusate. Ehi. Ehi. È l'orario in cui sento arrivare mia suocera, arrivare mio suocero, aspettano che arrivi mio marito, insomma, è l'orario. Ragazzi, basta. Si chiamano vampiri psichici, sono quelle persone che si nutrono della felicità altrui. Nel frattempo il mio messenger non tace mai, non c'è un momento in cui il mio messenger tace, perché purtroppo io faccio parte di un gruppo animalista, magari questo ve lo spiegherò in un altro video. Allora, queste persone, appunto, si nutrono dell'energia degli altri. Quindi, se gli altri hanno una vita dinamica, serena, tranquilla, loro cercano di succhiare questa energia con la loro presenza oscura, per questo vengono chiamati vampiri psichici, perché cercano di succhiare l'energia. Sono quelle persone negative che ti stanno incollate, i menagramo, quelle... Ecco, la mia vita è stata caratterizzata per un lunghissimo periodo da persone così. Queste persone adesso io le ho allontanate, perché sinceramente di persone che mi ammorbano l'esistenza, non ne voglio sentire parlare. Già io di mio sono una persona che si fa i complessi, che cerca di, insomma, sono un'ansiosa. Quindi queste persone mi creano ansia, questi vampiri psichici. Quindi sono lontane dalla mia vita. Uno di questi vampiri psichici, sono sicura, perché il canale io l'ho aperto quando ancora ci frequentavamo, visualizza i miei video, ne sono sicura. Perché? Perché ho notato che dei commenti strani che ho eliminato, e quindi dico io, bella de casa, fatti i cazzi tua, fatti una vita tua, perché non ci riesci più a rompere le palle alla gente, tra parentesi, mi perdonerete per questa cosa. Però, dicevo, queste persone sono così ammorbanti, così pesanti, da condizionarti molto spesso la vita. Quindi quello che vi dico è, lo dico a te che mi stai guardando, se mi guarderai o se...
Non ti fare condizionare la vita da queste persone, allontanali dalla tua vita, perché non fanno altro che appesantirti l'esistenza. La vita è una e ci dobbiamo circondare di persone positive che ci amano, che ci sostengono, non che ci rubano, ci succhiano la vita. Sia mai, queste persone devono stare lontane da noi, lontane il più possibile. Io li tengo personalmente d'occhio. Se noto che una persona rientra nella categoria di quello che ti dice: ah, ma come farai? Ah, ma quello. Ciao! Lontano da me. Perché non ne ho avute fin troppe di persone così nella mia vita, le ho allontanate. Da quando le ho allontanate, sto divinamente. Quindi, questo era un piccolo inciso. Vi saluto. Al prossimo video!